Sì, è vero, ho provato un notebook con Snapdragon X Elite e ne dobbiamo assolutamente parlare per chi si sente un po' dovunque che sarà la rivoluzione dei notebook Windows e se ne dovete acquistare uno è bene prepararsi a ciò che arriverà. Allora ragazzi, finalmente ho avuto modo di toccare con mano un prodotto fisico con Snapdragon X Elite al Mobile World Congress di Barcellona. Era un prodotto esposto in area demo, ma comunque libero e pronto per un po' di prove al volo. Libero per modo di dire, perché alle mie spalle c'era sempre un addetto Qualcomm che controllasse cosa io stessi facendo. Non era proprio una sensazione piacevolissima, ma su questa cosa ci torniamo dopo perché c'è un piccolo giallo su alcune prove e benchmark che ho fatto. Il notebook in questione era comunque un sample no brand messo insieme da Qualcomm stessa, ma dovrebbe comunque essere in termini di dimensione e dissipazione molto simile a ciò che i produttori andranno ad assemblare. Detta come va detta, non aspettiamoci dei design futuristici da questi notebook con Snapdragon X Elite. Potranno cambiare un po' nelle forme e nelle dimensioni, ovviamente per quanto riguarda anche la dissipazione, ma non saranno troppo diversi rispetto ai notebook che abbiamo ora. Però ecco, siccome è proprio un notebook super pre-produzione su cui ho giocato per una mezz'oretta al giorno durante l'MVC, è inutile parlare di display, tastiere e via dicendo. Passiamo belli diretti allo Snapdragon X Elite su come è fatto, quindi piccolo ripassino. Lo Snapdragon X Elite ha una CPU a 12 core, tutte ad alte prestazioni, 3.8 GHz, sono divisi in 3 cluster da 4 core, abbandonando la struttura comune di Apple, di Intel, degli Snapdragon moderni, con core ad alte prestazioni e core ad efficienza energetica. Il processo produttivo è a 4 nanometri, sapete bene che i 3 nanometri sono ancora attualmente praticamente bloccati da Apple, ma Qualcomm è così sicura di avere tra le mani dei core così efficienti che non serve la vecchia struttura. Sono 12 core, tutti utili, e nel caso ci fosse bisogno di maggior potenza, una coppia di core presi da due cluster diversi possono arrivare a un boost di 4.3 GHz. Snapdragon X Elite promette benissimo anche per una componente ormai importante nei notebook moderni, la NPU dedicata ai calcoli di intelligenza artificiale, cosa che ci stiamo ritrovando sempre più presente nei nostri notebook, arriverà anche su PC e a quanto pare prima o poi si potrà utilizzare anche on device e offline. Poi ovviamente ci sono tutte le specs valide per avere un notebook moderno e future proof: SSD PCI Express 4.0, USB 4, encoder e decoder AV1, Wi-Fi 7 5G e anche una GPU integrata che secondo Qualcomm sarà l'integrata più potente di tutte, ma su questo ci torniamo dopo. Quindi dal punto di vista tecnico sembra essere tanta roba, e se vi ricordate i benchmark, i numeroni che ha mostrato Qualcomm durante il suo annuncio, dovrebbe essere in grado di affossare senza problemi Intel, Apple e AMD. Però la realtà dei fatti è che io lì fisicamente allo stand Qualcomm qualche test l'ho potuto fare, ovviamente sempre sottoposto all'attenta osservazione vigile di Qualcomm, ma comunque qualche benchmark l'ho fatto e i risultati, beh, non sono stati proprio così impressionanti, e di più c'è il giallo che vi dicevo a inizio video. Allo stand di Qualcomm era possibile mettere a confronto lo Snapdragon X Elite contro un notebook con Intel Core Ultra 7 ed era uno ZenBook di Asus, e non ha senso parlarvi delle differenze tra le due macchine perché quello di Qualcomm è un engineering sample che più non si può, quindi andiamo belli diretti con il versus. Il primo test è stato uno di compressione 7-zip ed in realtà sì, lo Snapdragon X Elite ha chiuso il test prima, ma solo di 2 secondi scarsi, direi leggermente diverso rispetto a quelli che sono stati gli annunci. Il secondo test era una compilazione di codice e qui è già più marcata la differenza, con circa 46 secondi per Intel Core Ultra 7 e 35 per Snapdragon X Elite. Comunque sono stati due benchmark dove sì, lo Snapdragon X Elite ha battuto effettivamente Intel Core Ultra 7, però non ho potuto controllare anche delle altre statistiche importanti, le temperature, il consumo, quindi prendiamo sempre questi dati per quelli che sono. In ogni caso io non fatico a credere che Snap X Elite consumi meno e sia magari scaldi anche meno, lì a tatto entrambe le macchine non scaldavano, rispetto a un Intel Core Ultra 7. Il terzo test era incentrato su 3D Mark, quindi bello verticale sulla GPU. Il test parte e qui noto subito qualcosa di strano, perché la macchina con Intel Core Ultra va quasi veloce il doppio in termini di FPS. È
poi mi sono subito chiesto, ma c'è palesemente qualcosa di strano, perché qua come si sarà scelta il benchmark per fare bella figura lì al suo stand, e in questo test il Call Ultra va praticamente il doppio. Ma sono rimasto sempre lì a guardare, il test va avanti, il Core Ultra fa sempre più FPS, fin quando poi non si arriva al risultato finale, allo score del benchmark, e guardate qui, 39 FPS per Snapdragon X Elite contro i 38 di Intel Core Ultra, quando per tutta la durata del test lo Snap X Elite non è mai arrivato a 30 e Core Ultra invece era sempre sopra i 40. Io qui alzo le mani e chiedo a voi, sto ipotizzando, ma hanno taroccato i benchmark? Com'è possibile che per tutto il benchmark in live view c'erano 20-25 fps per lo Snap X Elite, alla fine all'improvviso il risultato è quasi 40 ed addirittura il risultato poi opposto del Core Ultra è diminuito? A queste domande preferisco quasi non darmi una risposta, perché va bene, genuine sample, tante cose, si potrebbero trovare tantissime giustificazioni lecite, però questo mi porta a dire che ragazzi, tutti i risultati che ora si vedono online mi hanno presi un po' con le pinze, perché da quella mia esperienza diretta è che Snapdragon X Elite al momento è ancora un prodotto degli genuine sample, dei notebook studiati da Qualcomm, comunque che vengono mostrati al pubblico in un ambiente super controllato da Qualcomm, dove si possono fare le cose solo che vuole Qualcomm. Quindi ci troviamo alle solite. Quando il prodotto arriverà sul mercato andrà tutto certificato e verificato. Poi ovviamente questi sono test super preliminari, prendeteli un po' come prime impressioni, ma ecco, ci devono servire da lezione e mi metto in mezzo anche io per moderare l'hype ed attendere con calma l'arrivo ufficiale dei prodotti. Ecco, altro punto da discutere. Quando arriveranno? E ragazzi, quelle notizie non sono promettenti. A quanto pare, voci di corridoio vogliono l'annuncio delle prime soluzioni basate su Snap X Elite al Computex di Taipei, che dovrebbe essere ad inizio giugno, e forse dove ci saremo per scoprirli anche da vicino. Ma da quando verranno annunciati e quando arriveranno sul mercato si potrebbe andare belli lunghi e finire a dopo l'estate 2024. Quindi ci toccherà pazientare ancora un po', ancora un bel po', ma comunque nel mentre possiamo valutare tutti i vari aggiornamenti che arriveranno su questi prodotti, ma con la consapevolezza, io qui ho potuto toccare con mano, che si sta parlando sempre di prodotti molto 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 controllati, e che quindi alla fine la parola definitiva su Snap X Elite, sui notebook che arriveranno, ci sarà da mettere solamente quando i prodotti arriveranno ufficialmente sul mercato, quando si potranno comprare, e solo dopo, così come è successo anche con i Silicon M di Apple, gridare al miracolo. E nulla ragazzi, anche per oggi io ho concluso, mi raccomando fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto di questo giallo che è successo lì allo stand Qualcomm della prova, perché io ci sono rimasto un po' male, vi devo dire la verità. E nulla, anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per tuttotech.net, ciao!